Buongiorno ragazze, allora sono le 8:20, io sto andando a comprare giusto due cose al supermercato sotto casa perché gli uomini a casa dormono ancora, in realtà i programmi erano di andarci con Cesare, ma in realtà volevo comprare due cose al volo e so che lui mi farebbe più impazzire che altro al supermercato, sto andando da sola, vi faccio vedere il bottino. Allora, eccomi qua, sono tornata a casa, gli uomini dormono ancora, penso per poco perché ho sentito Cesare fare qualche rumoretto. Volevo farvi vedere al volo giusto le tre cosine che ho comprato da Aldi in tipo 10 minuti. Ho preso gli amaretti, vi dico anche i prezzi perché ce li ho qua. Amaretti 1,19 €. Poi, dato che tra poco andrò dal parrucchiere e mangerò qualcosa di rapido per il pranzo, mi sono comprata questi tramezzi gourmet con prosciutto cotto affumicato e carciofi. Ho controllato e non avevano il latte, no? E questi erano ad 1,99 €. Però sono due bei tramezzini. Poi mi sono presa anche... No, vabbè, ve lo faccio vedere dopo perché non ce l'ho adesso. L'aceto di alcol, che è la signora che viene ad aiutarci in casa con le pulizie, me lo chiede sempre per averlo per le pulizie, 64 centesimi. Poi ho ripreso questi biscottini, che Cesare adora perché hanno la forma degli animali, sono al burro, quindi glieli do molto molto raramente, però vabbè, una volta ogni tanto. E questi vengono 1,39 €. Ho preso due banane per Cesare, una un po' più matura, una un po' più verde, e le ho pagate 44 centesimi, due banane. Poi ho preso un burro senza lattosio che ho già messo in frigo perché era già un po', l'ho lasciato un attimino fuori e insomma 1,39 €. Poi ho comprato questo bastoncino all'olive per mio marito e le ho pagato 48 centesimi. Se lo mangio a pranzo, che gli piace molto. Ho comprato l'olio di semi perché io quando mi faccio i dolci, i biscotti, non usando il burro, intanto uso il burro senza lattosio, ma preferisco l'olio, mi serve, l'ho pagato 2,49 €, era in offerta perché come saprete l'olio adesso ha dei prezzi, l'olio di semi ha dei prezzi allucinanti. Ecco, mi sono presa mezzo litro d'acqua perché è sempre da portarmi dal parrucchiere e questa l'ho pagata 15 centesimi. E poi ho comprato questo pan carré da toast perché ultimamente a Cesare piace molto mangiare a merenda pane Nutella, pane marmellata, pane prosciutto e quindi insomma almeno questo qua rimane morbido, io gli tolgo gli angoli e gli faccio un paninetto con due fettine e poi glielo taglio a metà e gli piace molto, poi anche se dovessimo fare i toast e anche questo non mi sembra che abbia il latte, no, non ha il latte e questo l'ho pagato 69 centesimi. Thank you.
Ti piacciono, assaggiarli? Bene, un bacino. Un bacino, mamma. Ti piacciono? Questo è il primo vlog che faccio dopo praticamente 10 giorni, perché la scorsa settimana, oggi è sabato, e praticamente da mercoledì, allora iniziamo dalla base, domenica sera Cesare ha iniziato ad avere la febbre alta e la gola rossata. Ha avuto febbre altissima la notte tra domenica e lunedì e tutto lunedì. Lunedì sera abbiamo fatto venire la pediatra, che ha confermato che aveva la gola rossa e ci ha dato insomma una cura da fare, e per fortuna non aveva le placche. E lui già da martedì ha iniziato a star benissimo. Mercoledì io la mattina sono ancora andata in ufficio. All'ora di pausa pranzo ho iniziato a spegnermi completamente, ho iniziato a sentirmi i brividi, a sentirmi stanca morta, e la sera avevo la febbre a 39. Ho passato tutta la notte tra mercoledì e giovedì, tutto giovedì e tutta la notte tra giovedì e venerdì con la febbre altissima e un male terribile alla gola. Ieri sono andata dal medico. No. E niente, per fortuna il medico ieri, io credevo di avere le placche perché mi ero un po' guardata la gola e vedevo dei puntini bianchi, ma in realtà mi ha detto che non sono placche, ma è semplicemente delle cose alla gola. Mi ha anche controllato che non avessi la mononucleosi. Ci mancava solo la mononucleosi a 35 anni, cioè quella che una volta si chiamava la malattia del bacio, non l'ho fatta a 15 anni, la facevo adesso. E niente, però devo dire che insomma mi ha dato una cura da fare. E oggi sto un fiore. Beh, già ieri non avevo avuto la febbre tutto il giorno, stavo molto meglio, ma oggi sto decisamente bene. Ho fatto il tampone, sono negativa ovviamente, e niente insomma, però veramente ho passato 2 giorni veramente stando malissimo, proprio male male male, tant'è vero che giovedì notte abbiamo lasciato Cesare a dormire dai miei perché non... ma chi è che urla? Non so... non saremmo stati in grado di badare a Cesare, c'eravamo veramente KO. No. Comunque questo è il risultato dal parrucchiere, schiarito, ma ho fatto un bianco, cioè un biondo un po' meno freddo del solito, ho anche tagliato un pochino i capelli e niente, adesso sono al parco con Cesare. Sono venuta in un parco, si chiama Parco Ruffini perché è di Torino, dove venivo spesso, cioè in realtà è un parco che ho riscoperto, cioè ci venivo da piccolissima, tipo con la scuola, e poi ho riscoperto in maternità, quando ero stufa di andare sempre nei soliti 2 parchi vicino a casa, avevo scoperto questo parco che mi piace un sacco, mi piaceva moltissimo in settimana perché praticamente era deserto, il sabato e la domenica secondo me è pieno di gente, però ci sono delle giostrine carine. C'è il trenino, ci sono insomma le classiche giostre, quelle a pagamento, e niente, quindi sto portando Cesarino. Comunque ci sono tipo 20 gradi, e vabbè, mio marito è andato alla partita e basta. I programmi sono di stare un po' qua al parco, poi dovrei andare all'Original Marines a cambiare un pigiama per Cesare e portare dei pacchi di Vinted ad un punto di consegna. Spero di riuscire a fare tutto. Allora, incredibilmente sono riuscita a far tutto. Siamo andati al parco, abbiamo fatto il giretto sulle giostre, sono andata all'Original Marines a cambiare il pigiamino, dopo ve lo faccio vedere. Sono alla fine riuscita, ce l'ho cambiato con un pigiamino in pile e con un cappellino, dopo vi faccio vedere. E niente, adesso ho consegnato i pacchi di Vinted e adesso mi sono ricordata che Cesare ha finito completamente il latte per domani mattina a colazione, per cui vanno ancora a prendergli il latte e basta, perché me ne vado a casa perché sono abbastanza cotta.
e penserò che cosa mangiare questa sera a cena. Ma penso che ho una base per pinsa, mi sa che io e Cesare ci mangeremo quella. Fa ridere come la città sia praticamente deserta, perché essendoci il derby, Toro-Juve, niente, la città è praticamente deserta, tutti allo stadio, si vedono solo donne in giro. Niente, quegli yogurt no, li vuole mollare manco morto. Riusciamo a fare un bello spritz. Allora, eccoci qua, siamo tornati a casa, aia, Cesare va sul triciclo, se lo vedete, e mira proprio alle nostre gambe. Vado, mamma mia, quando faccio, appena faccio i colpi di sole, mi vedo troppo bionda, però vabbè, con questa luce gialla. Purtroppo la luce naturale ormai se n'è andata, sulle 7 è già buio. Aspettate. Vabbè, quindi poi veramente mi vedo sbattuta, sono in giro tutto il giorno. Dicevo che appena li faccio i colpi di sole non mi fanno impazzire, mi piacciono dopo 3-4 lavaggi. Però vabbè, insomma, avevo proprio necessità di farli, li avevo fatti a giugno l'ultima volta e dovevo proprio tagliare un po' le punte, ve l'avevo detto negli ultimi video perché avevo delle punte inguardabili. Comunque, vi faccio vedere l'Original Marines. Allora, in realtà tutto è nato da... ho iniziato a tirar fuori le cose invernali di Cesare quando è iniziato a fare un po' di freddo, autunnali, e mi ero resa conto che aveva forse pochi pigiami, per cui mia mamma, come succede ad ogni cambio di stagione, mi dice cosa compro a Chicco, perché lei lo chiama Chicco, e gli ho detto ma guarda, in realtà ha mille cose, perché noi siamo pieni di roba, perché io ho mia cognata che ha avuto un maschietto che ormai ha 10 anni, che mi ha completamente dato tutta la roba, e lei ne comprava tanta di roba, ma proprio tanta, per cui io praticamente da quando Cesare è nato ho comprato pochissima roba, cioè proprio le cose su cui magari o non mi trovavo con i gusti delle cose di mia cognata, o magari cose che mi hanno regalato che mi faceva piacere comprare. Perché io sono abbastanza basic, se l'avete capito, come gusti, e quindi in realtà io vivo di rendita, poi ogni tanto mi lascio abbindolare anche da qualche offerta su Vinted e tutto, e quindi in realtà io ho sempre comprato pochissima roba per Cesare, però appunto le nonne ogni tanto hanno piacere, quando cambia la stagione, di comprargli qualcosina, e quindi ho detto guarda, mi manca un pigiama. Poi in realtà, facendo ordine tra le cose che avevo messo da parte, ho ritrovato due pigiami che mi aveva preso già mia suocera, probabilmente con i saldi estivi, ma era una cosa, un pigiama a manica lunga, e quindi ci siamo ritrovati questo pigiama in più. I pigiami d'Original Marines saranno di ottima qualità, ma 25 euro, per cui ho detto mia mamma no, lo vado a cambiare. Alla fine siamo riusciti a cambiarlo con un pigiama in pile più un cappellino, perché devo dire in questo periodo, dato che lui non usa coperte, copertine, niente, lui dorme così come nel lettino, e comunque anche se fuori fa ancora caldo, in casa, cioè comunque io la sera vado a dormire col pigiama lungo, il lenzuolo, una coperta, lui poi in più essendo in camera da solo, quindi si crea anche meno effetto serra, di solito gli metto un pigiama di cotone leggero, manica lunga, più sopra un pigiama in pile, e ne avevo solamente uno appunto, sempre di mia cognata, e quindi gli ho cambiato appunto il pigiama che aveva preso mia mamma con questo pigiama in pile. Allora, la fantasia non mi fa impazzire, purtroppo, ma chi se ne frega, tanto per andare a dormire, comunque è grigio con un cagnolino davanti, diciamo che grigio tinta unita l'avrei preferito. Il pantalone sotto invece mi piace, perché è a righe bianco e blu, c'era anche sull'azzurro, ma preferisco nettamente il blu. E questo esempio strano ma vero costava di 15,95. Cesare? Cioè, quello in cotone 25,95, ma forse perché era della collezione Disney. Vabbè. E poi, visto che appunto avevo ancora 10 euro di buono, gli ho preso questo cappellino, che appunto questa roba qua davanti non mi piace per niente. Original Marines. Ma devo vedere se è incollata o cucita. Ma no, penso sia cucita. Ma se è cucita penso che glielo toglierò. Ho solo paura che rimanga. No, vabbè, mi sa che glielo lascerò, anche se mi fa proprio schifo. Vabbè, ma se glielo metto da questa parte, farò così. No, c'è la cucitura. Niente, vabbè, glielo metterò così, anche se veramente non mi piace per nulla. Se no vedo di scucirglielo e magari comprargli una toppa di qualcosa. Vabbè, adesso vedo.
Questo veniva a 9,95 e la cosa assurda è che mancavano 5 centesimi, cioè se no non mi avrebbero fatto il reso, per cui ho preso un sacchetto perché non mi andava assolutamente di comprare altro, anche perché la cosa che costava meno, un paio di calze 8 euro e niente, quindi ho comprato una bustina, ho ancora dovuto dare 10 centesimi, vabbè l'assurdità. Basta, io adesso mi riposo tra virgolette un secondo perché oggi veramente non mi sono fermata un attimo, visto che comunque sto bene ma non benissimo ancora, non c'è, mi sento ancora un pochino debole perché oltretutto insieme alla tonsillite ho avuto anche il ciclo, tanto per cambiare. E poi penso che preparerò la pinsa, anche perché onestamente non ho ancora tanta fame. Oggi ho fatto un po' pranzo barra merenda tardi, essendo andata dal parrucchiere. E niente, quindi questo mangeremo verso le 8:15, tanto anche Cesare oggi ha mangiato parecchio e tardi. Vado a vedere cosa sta facendo, poi vediamo se ci rivediamo oggi o se ci rivediamo domani barra lunedì. Ci aggiorniamo. Ecco qua la mia pinza, mi sono dimenticata di riprendere mentre la stavo preparando. Ho scoperto tra l'altro che la base in carta, in cartone, dove viene venduta la pinza può essere utilizzata come base, bene a sapersi. E questa era un po' piccolina, non mi ricordo dove l'avessi presa. Ad Aldi, era questa qua. L'ho presa da Aldi. L'altro, no, 10 novembre, quindi avevo ancora tempo, io ne tengo sempre una in casa, 230 grammi, non so se sono tutte da 230 grammi, perché ho visto che ormai la moda è quella di fare le confezioni da due pinze dentro, ma io l'ho comprata una volta ad Essilunga con due pinze dentro e faceva schifo. Questa è la prima volta che la provo, di solito mi trovo molto bene con quella del PAM. Però vediamo, però mi sembra un po' più piccolino del solito. Comunque l'ho fatta, di solito, appunto, a me questa è la parte che piace a me, con capperi, acciughe, olive e base semplice di pomodoro rosso. Di qua avevo delle damer che stava per scadere, ancora comprato in Francia, e quindi ho fatto questa parte col formaggio che appunto probabilmente la darò a Cesare. E poi vedo, insomma, tanto io non riesco a mangiarne tanta di pinza perché la trovo un po' pesante, anche se estesa mano, col lievito madre, bla 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 bla, e quindi poi ne avanzeremo sicuramente un pezzettino per il papà quando torna dalla partita. Ma buongiorno ragazze, siamo lunedì perché ieri ho provato a registrare qualcosa, ma il weekend è sempre delirio. Quando si è in casa, comunque Cesare vuole le sue attenzioni, giustamente, e quindi insomma a me ecco, non mi va di fare questi video dove ci sono bambini urlanti e ok. Siamo lunedì, io oggi sono in smart working, in realtà lo sarò anche domani e poi mercoledì vediamo, in teoria dovrei andare in ufficio, ma vediamo un po' come va la mia gola, la mia tosse, perché per quanto insomma... non dovrei più essere contagiosa anche a livello di faringite, tonsillite, come che si chiama, però vorrei evitare di appestare i colleghi. E niente, in realtà ho già iniziato a montare il blog ieri sera e ho visto che è già durato abbastanza. E io tra l'altro non vedo l'ora di lavarmi i capelli un po' di volte perché mi vedo troppo bionda. A me piace molto l'effetto un po' chiaro scuro, però è una ricrescita imbarazzante e vabbè, quindi... Vabbè, insomma, sono in casa, quindi mi sono truccata stamattina, ma non bene bene. E niente, sono in pausa pranzo e mi è poco fa arrivato un pacchetto che stavo attendendo da un po' di completini che ho preso da un nuovo sito, che è questo, Whisky, che ha dei completini super belli. Ne ho presi due, uno tortora e uno verde. Percepisce la differenza? Sì, in realtà loro questa la chiamano mandorla, burro di mandorle. Aspetta, burro di mandorle mi sembra. Sì, almond butter. E invece quest'altro colore loro lo chiamano olive green, quindi oliva verde e burro di mandorle. Sono super belle. Mi ha detto dove vuoi andare con quei completini che sono troppo sexy. Effettivamente sono un po' sexy, adesso li archivierò, in realtà li utilizzerò poi quando inizierà a fare un po' più caldo, però insomma tanto quando vado a fare pilates siamo tutte donne, cioè
vabbè. E, però sono veramente super carine, adesso ve li faccio vedere indossati e basta. Ve lo dico perché magari poi ve lo chiederete nel corso del video, la giacca che indossavo all'inizio, quella sovra giacca beige che mi avete già visto anche su Instagram, se non mi seguite su Instagram fatelo, è di Shein, mi sto trovando benissimo, è bellissima, anche in giro ogni tanto mi chiedono dove l'abbia preso e vi ricordo qua sotto che ho un codice Shein attivo che è Q3Vitti, che vi dà la possibilità di avere il 15% su tutto senza minimo di spesa. So che tanti di voi hanno già fatto ordini su Shein utilizzando il mio codice, quindi insomma mi fa piacere ricordarvelo, perché quella giacca è veramente veramente carina, cioè proprio fatta super bene, veste molto over, io ho preso una XS, sappiatelo. E niente, vi faccio vedere i completini indossati, così poi vi saluto perché non vorrei neanche fare un video di 40 minuti. Darò un completino, questo, aspettate che spero riusciate a vederlo bene. Riuscite a vederlo bene? Mi auguro di sì. Questo è quello color burro di mandorle. Aspettate che... Secondo me è super carino. Ha il dettaglio... Vabbè, ha il dettaglio di essere tutto così zigzagato. Io all'interno ho lasciato i pesciolini, che sono abbastanza riempitivi, ma volendo li potete togliere. E dietro è fatto in questo modo, incrociato, mi piace molto questo zigzag. Il zigzag, che per realtà non è zigzag, perché è zigzag tondo, si ripete anche sul bordo del leggings e anche sul fondo, qua. Li trovo carini, sono secondo me una media pesantezza, nel senso che non sono super super pesanti, ma neanche leggerissimi, belli, sono tutti lisci, hanno questo dettaglio qua sul fondo schiena, anche la scritta molto molto soft, proprio si vede a malapena, vedete, qua dietro, ma mi piace tantissimo, cioè allora secondo me sono un pochino più sexy rispetto ai soliti completini, però sono molto particolari, c'erano tantissime tipologie, vi lascio poi ovviamente tutto qua sotto nel box di informazioni, ce n'erano anche a monospalla, con tipo intrecci vari, però insomma diciamo che se dovete andare a baccagliare in palestra secondo me fatevi un giro su questo sito, perché sono veramente molto carini. Io questi penso che li utilizzerò o appunto quando farà molto caldo, cioè quest'estate. Comunque, di andare così adesso non me la sentirei, ecco, per andare a fare Pilates, o magari se devo fare sport in casa. Ecco, ok. Le ho tolte, già così mi sento un pochino più a mio agio, sono meno in fuori. Però lo trovo carino. Poi ultimamente sono super appassionata di questi colori neutri, sia per l'abbigliamento che insomma in generale. Ed effettivamente gli altri completini che ho sono tutti di colori un po' più accesi. Quindi questo completino bello bello bello, adesso vi faccio vedere l'altro che è stupendo. Questo è l'altro completino, quello appunto color olive green, quindi oliva verde, ed è appunto così. Anche qua ho tolto i pesciolini perché erano veramente troppo troppo ingombranti, e questo è il completo, non so, forse mi piace ancora di più questo, guardate dietro che bello che è stupendo. E poi la particolarità, non so se ve lo faccio vedere qua, di avere questi tagli, ma aspettatevi, i leggings, vedete, hanno sulla gamba tutti questi dettagli, quindi bello. E anche qua vedete che c'è questo incrocio molto carino, secondo me. Insomma, diciamo che penso che lo utilizzerò o quando si arriverà l'estate. Diciamo che quello che mi metterebbe a disagio non è tanto la parte sotto, perché tanto è sotto un leggings, poi può avere un dettaglio in più o meno, quanto la parte sopra. A parte che avrei freddo, perché è vero che quando arriva Pilates subito freddo, faccio due esercizi e muoio già di caldo, però un conto è avere dei top che magari mi lasciano giusto un pezzettino di pancia così, un conto sono proprio questi che sono veramente molto molto aperti. E quindi li terrò da parte, almeno la parte sopra, poi il pezzo sotto li posso assolutamente indossare, o magari una t-shirt, una canotta, però belli, mi piace un sacco.
E veramente andate a guardare il sito perché ci sono dei completini meravigliosi, un sacco di colori, un sacco di modelli, insomma, con dettagli super particolari e io ero veramente super super indecisa. E voilà. Io con questo devo dire vi saluto con questo completino perché appunto non voglio che questo video diventi lungo un sacco e basta, appunto, guardate anche che bella la scatola, infatti questa scatola la terrò. Che magari la riutilizzo per qualche spedizione e i completini anche dentro, guardate che bello che è. Anche i completini arrivano, ogni pezzo era all'interno della sua bustina trasparente, tra l'altro io queste bustine le stra riutilizzo tantissimo. E basta ragazze, io vi saluto, così adesso mangio un boccone e poi riprendo a lavorare e noi ci vediamo col prossimo video, ciao!